Cosa ci fanno i genitori instabili, storica compagnia di Casalmaggiore a Venezia, nella passerella che accoglie le star del Festival del Cinema in Laguna? Non sono in concorso, in verità, ma hanno presentato all'interno del contenitore promosso dalla FEDIC, Federazione Italiana dei Cineclub, il trailer del loro ultimo cortometraggio molto particolare che ora girerà tutta l'Italia con programmazione in anteprima ottobre. L'anno scorso i genitori instabili erano stati a Venezia per presentare il festival Coltivacorti, stavolta invece hanno portato l'assaggio di un loro lavoro che è iniziato 10 anni fa e poi è stato terminato durante il lockdown. Il titolo? Il montatore porno strano, un cortometraggio di 20 minuti montato da Alessandro Zaffanella che strizza l'occhio al cinema erotico ma poi va a parare da tutt'altra parte con la consueta ironia graffiante dei genitori instabili. È la storia, molto rurale, di due squinternati che vogliono fare soldi girando un porno amatoriale, ma ben presto cambiano strada, realizzando al contrario quello che è un vero e proprio omaggio più delicato alle donne. La dedica è stata spontanea a Rosy Schiroli, scomparsa nel 2011 e che ha sempre fatto parte dei genitori instabili. Questo corto qua invece nasce circa come idea 10 anni fa, è un periodo molto creativo della compagnia e poi per una serie di cose luttuose abbiamo dovuto interromperla. Infatti ricordiamo la nostra amica Rosy che insomma, è il pilastro della compagnia che ci ha lasciato e praticamente sono emozionato, scusate. E praticamente l'abbiamo lasciato stare con il lockdown, poi Lorenzo ci ha chiesto qualcosa per portare a Montecatini. Abbiamo deciso di finire il lavoro e questa primavera l'abbiamo finito e l'abbiamo portato. A Venezia per la compagnia erano presenti con Walter Cavalli, il figlio Lorenzo, Guido Rubini, Matteo Uccellini, Bruna Bazzan, Marco Goi e Maurizio Stocchi. È il primo festival al quale il corto parteciperà, sarà quello prestigioso di Montecatini dal 23 al 28 ottobre.